Visto che la squadra è tua e la alleni te, è vero che la Fiorentina... No, la squadra non è mia, la squadra sono io che la alleno, ma non è mia. Vabbè, diciamo che tu non sei... è mia, non e è tu lo sai bene. Ninna nanna, ninna o, questa squadra a chi la do? Quesito che, a differenza di quanto sarebbe lecito aspettarsi da una ninna nanna, non fa dormire la città di Firenze. Quesito che alla 31esima giornata di campionato diventa sempre più importante. Perché lo avete appena sentito? Questa non è la squadra dell'allenatore che ormai la guida da due stagioni. Non è la squadra di Paolo Sosa, oggetto estraneo alla Viola, che in più occasioni, l'ultima, la più chiara, proprio nel post Sampdoria, ha ribadito di non essere in linea con le scelte che la società ha preso nelle ultime due annate. Non è la mia squadra, è infatti una frase che fa capire come per Sosa tutto sia andato storto dal gennaio 2016, mese in cui il rapporto con la Fiorentina, che si chiuderà quest'estate, si è rotto definitivamente, mese dal quale sono iniziate frecciate e battute a stampa e società. Ninna nanna, ninna o. No. No. Questa non è neanche la squadra di Corvino, che è diventato DG Viola il 30 maggio 2016, ma che a detta di molti addetti di mercato non avrebbe avuto il tempo, più probabilmente i soldi, per allestire la squadra che avrebbe voluto. Gli verrà concesso ancora tempo per dimostrare che con 6 milioni può acquistare giocatori più pronti o più utili per la Fiorentina rispetto a Drongoski e Dix, come del resto sembrerebbero far pensare le ultime trattative chiuse per Sportiello e Saponara. Ninna nanna, ninna o, questa non è la squadra dei tifosi, stanchi di risultati altalenanti e di promesse disattese. Non è la squadra dei tifosi, che vedono ammainate le bandiere come Gonzalo Rodriguez. Non è la squadra dei tifosi, per cui risuona l'ormai celeberrimo "non ci faremo trovare impreparati". Ninna nanna, ninna o, forse questa non è neanche la squadra dei giocatori. Molti in predicato di partire, come Gonzalo, Ilicic, Badel e Kalinic. E attenzione al pressing di mercato che tenterà Bernardeschi nei prossimi roventi mesi di trattative. Insomma, questa squadra pare figlia di nessuno, forse nemmeno figlia di una famiglia della Valle che in 15 anni si è fatta sempre meno presente, sempre meno attenta. Ninna nanna, ninna o, questa squadra a chi la do? La darò all'uomo nero? Già, l'uomo nero, il demotivatore, quello evocato da un Pradè che venerdì, tramite il Corriere dello Sport Stadio, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa ed ha lanciato una freccia avvelenata, senza mai nominarlo per la verità, verso il presidente esecutivo Mario Cognigni. Ninna nanna, ninna o, 7 giornate al termine del campionato, una rincorsa disperata in cui credere ancora un po'. Nel frattempo, a chi dare questa Fiorentina, proprio non lo so. Senti, l'emozione 10 giorni fa, dicevamo, dell'inno sentito in Italia dell'Under 21, adesso questa nuova emozione della Nazionale Maggiore. Sì, è una grandissima emozione, è stata una grandissima emozione ascoltare l'inno all'Olimpico, ma questa chiamata del CT Ventura è veramente una cosa fantastica. Senti, che emozioni hai provato quando l'hai saputo, se c'è una dedica speciale? No, grandissima gioia, questo paga il lavoro che ho fatto negli ultimi mesi, la mia crescita esponenziale, quindi ringrazio la mia famiglia, ringrazio la Fiorentina e ringrazio il mister Sosa. Cosa ti aspetti da questi due giorni di lavoro che credo siano importanti, formativi per te? Sì, saranno sicuramente formativi e darò il 100% per mettermi per dare tutto agli occhi del mister Ventura. Senti, dopo ieri rimangono credo intatti i tuoi due sogni. Provare a essere convocato in Under 21 e conquistare l'Europa League con la Fiorentina. Sì, sì, dopo ieri grande pareggio perché abbiamo tutta la partita abbiamo rincorso la Samp che è stata brava, è passata in vantaggio. Noi siamo stati più bravi perché all'ultimo potevamo vincere con Baba, però sì, il nostro sogno è ancora lì e poi spero in una chiamata in azzurro per l'Europeo dell'Under 21. Senti, continua il grande feeling fra la Fiorentina e la Nazionale. Diciamo sempre Bernardeschi in Under 21 in Nazionale Maggiore, insomma, le tracce sono buone. Sì, sì, no,
Il feeling c'è e ringrazio, come ho detto prima, la Fiorentina perché mi ha sempre creduto in me, come ha creduto l'allenatore, e questo diciamo è un premio per il lavoro duro svolto negli ultimi mesi. We'll be right back.